iglesia también señala esas diferencias, pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Questo era Monsignor Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso sull'altare da un killer del regime dittatoriale il 24 marzo del 1980, per il quale la Chiesa ha riconosciuto il martirio in odio alla fede, ultima tappa prima della beatificazione. A Roma, nella Basilica di San Bartolomeo, nella cappella dedicata ai nuovi martiri delle Americhe, si conserva il messale usato anche quel giorno di Quaresima da Monsignor Romero, che è ricordato anche nella grande icona dei testimoni della fede del XX secolo, sopra l'altare maggiore. Qui incontriamo lo storico Roberto Morozzo della Rocca, primo collaboratore del postulatore della causa di beatificazione, l'arcivescovo Vincenzo Paglia. Così ci parla dell'episodio chiave della vita di Romero, l'assassinio nel marzo del 1977 di padre Rutilio Grande, due settimane dopo il suo ingresso in diocesi. Davanti all'uccisione del suo più caro amico, sceglie per quella che lui definisce fortalezza evangelica, quindi la fortezza, che è una virtù cardinale, e sceglie per mettersi al posto di Rutilio Grande nella difesa dei poveri e del popolo perseguitato. Questa, se vogliamo, possiamo chiamarla conversione pastorale, però non è una conversione nella fede, è una conversione nel modo di agire, che poi porterà Romero a essere intransigente nel richiedere giustizia al governo, che era una dittatura militare, non dobbiamo dimenticarlo. Che non debía di avere hombres de primera clase y hombres de segunda clase. Y me da tristeza de que a mucha de esta gente no se le da oportunidad de promoverse, de desarrollarse, no encuentra ni siquiera la subsistencia. Le accuse che gli davano di comunista. Era in un momento di polarizzazione fortissima, l'accusa facile e pretestuosa che veniva data a chiunque stesse vicino ai più deboli e ai più poveri. Stare dalla parte dei più poveri, questa era la preoccupazione di Romero, voleva dire il modo più efficace per stare dalla parte dell'intero paese. I poveri, diceva Romero, ci evangelizzano, questo lo dice anche Papa Francesco, stare con i poveri aiuta a capire l'essere cristiani. E qui c'è sicuramente una grande consonanza tra queste due figure. Non matarás. Y es terrible. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia, porque también es homicida el que tortura. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre, porque el hombre es imagen de Dios. Il Salvador è un paese interamente cattolico e in effetti lo stesso organizzatore dell'omicidio, il maggiore d'Aubusson, era cattolico di origine, di formazione, e quindi non era precisamente un martirio in odium fidei nel senso classico, però l'odium fidei c'era, perché Romero è stato ucciso all'altare durante la messa in maniera molto simbolica, e perché lui dava fastidio all'oligarchia che poi era in senso lato il mandante di questo omicidio, chiedendo all'oligarchia di convertirsi, di non fare il male, di recedere dal peccato dello sfruttamento, chiedeva all'oligarchia di condividere i beni, di assumere una giustizia sociale come preoccupazione. Questo dava fastidio, non era il fastidio per un'opinione politica che Romero esprimeva, ma il fastidio perché Romero chiedeva personalmente di convertirsi.
c'era un clima di persecuzione contro un pastore che, a seguito della ispirazione evangelica, a seguito dei documenti del Vaticano II, di Medellin, ha scelto di vivere in mezzo ai poveri per difenderli dall'oppressione. Non c'erano motivi teologici, non c'erano le analisi anche sofisticate di un pensiero pseudo-marxista o analogo. Ha voluto vivere una fede, una chiesa, come sgorgava dal Vaticano II, attenta alla pace, alla giustizia e alla verità evangelica. Sono sicuro che la prossima beatificazione sancirà la realizzazione del grande miracolo dell'incontro fraterno di tutti i salvadoregni, superando ogni divisione politica, sociale ed economica. Monsignor Romero ha sempre predicato la via della pace, del dialogo, per poter superare in armonia la divisione che il male semina ovunque.